Ora parliamo di sport, fine settimana decisivo per il futuro del Pescara. In giornata a Navarra invierà la controproposta al presidente Daniele Sebastiani. L'imprenditore di Ferentino ha manifestato la volontà di prendere subito la maggioranza. Evidentemente confronto sui numeri che è stato molto rapido rispetto ai 7 giorni preventivati dallo stesso Navarra. Giornata dunque cruciale che continueremo a seguire anche sul nostro sito che vedete appunto in onda. Per il Toto allenatore, Dell'Icarri ha già incassato il sì di Silvio Baldini per un contratto di un anno, ma la scelta è inevitabilmente legata alle dinamiche societarie. Con Sebastiani ancora al comando, il prescelto sarà appunto il 66enne tecnico toscano, ma la situazione sarà diversa se Navarra diventerà azionista di maggioranza. In tal caso probabilmente niente Baldini e nemmeno lo stesso Dell'Icarri proseguirà il suo rapporto con il Pescara, dunque scenari del tutto nuovi.